cavi elettrici sottomarini per una rete che si sviluppa dall'Adriatico al Tirreno, la realizzazione del primo ponte energetico tra Italia e Tunisia, oltre all'ammodernamento dell'elettrodotto sottomarino esistente tra Corsica, Sardegna e Toscana. Il piano industriale 2024-2028 di Terna, ora guidata da Giuseppina Di Foggia, prevede investimenti per 16,5 miliardi di euro, i più alti mai registrati dall'azienda. Una rete più ampia per una migliore trasmissione dell'energia, per esempio collegando gli impianti eolici e fotovoltaici del sud al nord del paese, per accelerare sulla decarbonizzazione, ma senza dimenticare che sui fondali c'è vita. In questo caso adottiamo tecnologie sia in progettazione che in realizzazione all'avanguardia per minimizzare e compensare l'interferenza. Un esempio di eccellenza è il trapianto di posidonia oceanica effettuato nel Golfo di Follonica per circa 53.000 talee durante la realizzazione del ponte energetico tra l'Elba e il continente. Con questo intervento non solo è stata messa in sicurezza elettrica l'isola, ma è stato anche preservato e tutelato l'habitat marino. È una dimostrazione di come innovazione e tutela ambientale possono e devono assolutamente procedere di pari passo. Infine, per ridurre l'impatto, i cavi sono posati con la TOC, trivellazione orizzontale controllata.